sindaco, c'è o non c'è? C'è, chi mi dice sì, chi mi dice no? Sei Simaro. E dove sta? I carabinieri? Maresciallo Rosanova? Dovrebbe essere qui con noi, maresciallo. Grazie. Arcangelo Ambrosio, il nostro grazie ai carabinieri, l'arma nei secoli fedele e fedele anche al nostro evento. Grazie, grazie di cuore. Targa speciale per i carabinieri, così come una targa speciale alla Polizia di Stato. Ritira all'ispettore Alfano, che ritrovo con infinito piacere, e grazie alla Polizia di Stato per il grande, enorme lavoro fatto per noi e con noi quest'oggi. Complimenti alla Polizia di Stato, grazie sempre. Polizia Municipale, il Maggiore Tortora con noi, la Polizia Municipale sempre a fianco delle organizzazioni che contano qui a San Giuseppe Vesuviano, il nostro grazie, maggiore grazie. Complimenti a lei e ai suoi uomini, alle sue donne, alle ragazze, le professioniste della Polizia Municipale. Allora, siamo in attesa del sindaco, l'avvocato Catapano, l'assessore Andreoli, assessore, avvocato, benvenuto, il primo cittadino di San Giuseppe Vesuviano. Signor sindaco, grazie. Grazie. È una grande e splendida iniziativa, per la quale ringraziamo ovviamente gli organizzatori, il dottore Miranda, Arcangelo Ambrosio, tutti coloro i quali sono appassionati a questo splendido sport. Anche se mi va di ricordarlo che questa settimana è stata una settimana molto particolare per la nostra città, e questo momento di gioia, di sport, di festa interiore, vorrei che fosse appunto composta per non dimenticare che in settimana abbiamo perso due giovani ragazzi qui a San Giuseppe Vesuviano, che sono Mario Boccia e Giovanni Turco. Grazie. Questo giusto per rappresentare che noi stamattina abbiamo anche, tra virgolette, disertato. Abbiamo preferito non presenziare a una riunione organizzata da altri sindaci, proprio perché non avremmo potuto dare un contributo lucido in questo momento, poiché è troppo breve il lasso temporale dalla tragedia che abbiamo dovuto subire. Colgo l'occasione qui per rappresentare a tutti i presenti, e vedo che sono tantissimi, complimenti Arcangelo, che è sempre bene andare su quella maledetta strada che ci sta portando strazi e lutti da 30 anni, pensare che, voglio dire, una delle prime persone che moriva veniva a scuola al ginnasio con noi, vedo qualche persona che è venuta anche con noi al liceo, ed era, mi ricordo benissimo, Giuseppe Liguori, era un amico che veniva a scuola con noi. Sono 30 anni che si perde ancora la vita su questa strada, quindi io invito tutti i presenti a fare in modo, ecco, di trasferire ai ragazzi, a coloro i quali camminano per la prima volta con la macchina, ai neopatentati, di andare piano su questa arteria della morte, perché questa è una vera e propria arteria della morte. Certamente prenderemo una posizione, non è il momento adesso di rappresentare questa cosa, ma come paese dobbiamo fare in modo che anche San Giuseppe Vesuviano prenda una posizione su questa situazione. Di certo non voglio rovinare, per l'amor di Dio, un momento di grande partecipazione. Mi permetto solo, non è piaggeria, guarda, noi ci siamo visti anche in un'occasione brevissima, come sempre ti faccio i complimenti, sei brillante, ma vedere che a San Giuseppe Vesuviano vi sono persone che organizzano una manifestazione così bella, così partecipata, così genuina, non fa che piacere, e ci rende appunto non solo partecipi, ma ci rende consapevoli del fatto che lo sforzo che questa amministrazione sta facendo per fare in modo che San Giuseppe si elevi di qualità nel vivere, ma soprattutto che San Giuseppe diventi quello che è sempre stato, il punto di riferimento di tutti i paesi limitrofi e non solo, non può che renderci pieno di orgoglio, e ovviamente non può che portarci a ringraziare in particolar modo il presidente a nome di tutti di questa associazione, che ha dimostrato essere competitiva, partecipativa e soprattutto coinvolgente. Grazie Arcangelo, a nome mio e a nome di tutta l'amministrazione. Unali, hanno partecipato anche loro, ci hanno fatto fare brutta figura, no? Andate benissimo. L'anno prossimo li metteremo nel gruppo degli atleti dal pettorale da 1,50, perché sono andate fortissime queste. Va bene, bravo al consigliere Giovanni Boccia, bravo al consigliere Menzioni, bravissimi, e grazie soprattutto a voi, perché vedere la partecipazione in una città che era diventata amorfa, devo dire la verità, veramente non fa altro che riempirci di gioia. Grazie, penso che ogni altra mia parola sia superflua, grazie mille.
Arcangelo Ambrosio, da tutto il team dell'Atletica San Giuseppe, il nostro infinito grazie per la disponibilità, per il premio speciale, la sintesi del nostro grazie per la disponibilità, anche perché lei rappresenta Tucur, lo sport, due consiglieri. Lei fa da un personaggio come te, non posso che riempirci di orgoglio, perché tu sei all'apice del settore, quindi accettiamo con grande grande orgoglio questa valutazione e speriamo che, come ho avuto modo già di dire precedentemente, sia un punto di partenza per le successive manifestazioni che sicuramente faremo. La città risponde, incomincia a rendersi conto che un po' di sacrificio vale ben la pena farlo, perché si porta linfa nuova, si fa conoscere in modo diverso il nostro paese, che non è tutta quella negatività che si vuole esportare. Niente, lo sport ci fa avvicinare la gente, la partecipazione massiva di 900 unità, e dico senza fare il presuntuoso, abbiamo dovuto accantonare ancora 400 richieste di iscrizione perché la logistica non ce l'avrebbe consentito, ci riempie di orgoglio. Grazie all'amministrazione che si è indicata di metterci a disposizione, le forze dell'ordine, il comandante, il capitano, non so il duro adesso che c'ha, il comandante Cirillo, che come sempre si sforza per darci logistica e assistenza in tutti i modi. Niente, grazie a tutti, grazie alla città e grazie agli atleti che con le loro scelte ci onorano della loro presenza a San Giuseppe. Grazie ancora. L'arrivo, il piacere di avere qui una splendida atleta di livello nazionale, gareggia per la Gabbi Bologna ed è, oltre ad essere un'ottima atleta, anche una carissima amica di una mia carissima amica di Monica Livuori. Quinta all'arrivo, lei è Anna Giunchi. Anna premia Antonio Urraro. Gareggia per il team Tifata, lei è Loredana Vento. Andiamo a premiare Giuseppe Auriemma. Rosa, vieni a ritirare te per Loredana, che è andata via perché vive a Formia. Giuseppe, complimenti anche a te per premiare Rosa, Rosa che rappresenta la quarta classificata, vale a dire Loredana Vento. Terza, andiamo a premiare Giuseppe Menzione. Giuseppe, vieni a premiare la terza classificata. Terza all'arrivo, team Centro-Ester Napoli, lei è Filomena Palomba. Filomena, complimenti, terza posizione per la ragazza figlia d'arte. Terza all'arrivo. Seconda, chiamo a premiare uno degli sponsor principe dell'evento, vale a dire Gino Ranieri. Quello. Seconda all'arrivo, Katie Barbati. Katie c'è, torna ad andare forte Katie. Premia seconda classifica Gino Ranieri, che ho chiamato poco fa. Gino, vieni. Ottica Ranieri, in zona Terzigno, con Gino, uno degli sponsor principe dell'evento. Giustamente, qui l'ombelico del mondo, anche perché stiamo per chiamare la vincitrice. Vediamo chi sarà a consegnare il premio. Premia Angelo Ranieri. Angelo, vieni. C'è un premio speciale, questi quadri sono opera. Antonio, complimenti. Vieni Angelo, vieni. Dopo la fatica di avermi confermato passo passo quella che è venuta in testa alla gara, sei pronto per consegnare il premio anche Antonio insieme a te? Vince edizione numero 2 della maratonina di San Giuseppe Vesuviano, lei è la già campionessa del mondo di cross donne over 40. Lei, campionessa italiana più volte, grande atleta, torna ad andare forte, torna a vincere a San Giuseppe Vesuviano. Atletica scafata il team, lei è Anna Maria Vanacore. Anna Maria, non ti garantisco niente con questi pazzi. Eccole qua. Anna Maria, complimenti. Anna Maria Vanacore,
Trofeo speciale Antonio Urraro, l'artista che di omaggio di questo splendido quadro. Ne prenoto pure io uno, qualcuno per nel mio salone gigantesca acca. Allora Angelo, per dovere di ospitalità, poi ragazzi attenzione, ci siamo, ok, quadro di Tiro le Storie. Oggi sei venuto a gustarti. Vuoi venire qua, l'amico che ha perso, giocava in squadra con lui anni fa, Chris, ce lo dirà lui. Comunque era un mio amico, ci ho giocato 3 anni insieme, prima giocavamo a calcio insieme. E niente, comunque perdere la vita a questa età fa male. Cioè vederlo, io mi allenavo adesso, vedere lui che comunque tornava da lavoro con la bicicletta, ci salutavamo, lui sempre col sorriso sulle labbra. Non adesso, non vederlo più, fa male. E quella strada sì, è una strada assassina, però noi siamo alla strada, quindi dobbiamo essere prima noi a fare in modo che questi incidenti non accadano. Premiazione, Anna premia il dottor Giovanni Giuliano per il 5º classificato. Polisportivo Atletica Camaldolese, lui è Carmine Santoriello. Relax, in sottofondo con il service Tonino Paolo, grazie. L'arrivo è stato grande protagonista nella maratona di Pisa, praticamente 2:30 per lui sulla distanza, ed è stato protagonista quest'oggi qui con noi a San Giuseppe Vesuviano. Ma uno che va così forte sulla maratona non poteva essere uno dei protagonisti della nostra gara. Lui è Francesco Bassano. Premia Carmine Giuliano, il qua, nessuno escluso, tutti i ragazzi, che ha dato una mano più grossa, quella che ha dato giusto. Gigi Esposito per il 3º classificato. In settimana sono stato in contatto via telefono con una splendida atleta che sarà alla maratona di Marrakesh, che è stata finalista a Londra sulla maratona, vale a dire su Miguel Albani, mi ha detto porta i miei saluti e i miei grazie allo splendido atleta che mi ha fatto compagnia alla gara di Acerra, e lei ha chiuso i 12 km in 3:20, quindi un grande viatico in vista della 42 km di fine mese. 3º d'arrivo, Amatori Vesuvio, lui è Enrico Signorelli. Gigi Foto. Dottor Raffaele, 2º classificato, lui gareggia per il team Fiamme Azzurre, atleta che vanta 8:21 sui 3.000 siepi, magari oggi si facesse ancora 8:21 in Italia. Lui è Angelo Iannelli, finalista a Parigi 2003 sui 3.000 siepi, campionati del mondo. Angelo Iannelli. Splendido il dipinto di Antoma. Il laghetto dal Marocco vince Jules Zitoni, 3:06:03 a chilometro per lui. We are family. Giusto sottolineatura musicale del service Paolo e Tonino, grazie. Eccoli quei ragazzi. E insieme al vincitore, un premio speciale, l'organizzazione lo rivolge a un atleta speciale, sempre protagonista in Campania, non solo a rappresentare. Adesso fammi chiamare un momento la persona che sto per chiamare, perché su Giuseppe in giro per l'Italia, la sua città, dalla sua gente, sulle sue strade. Lui è arrivato 12° assoluto, Pasquale Coppola. Pasqualino c'è, vieni Pasquale, complimenti. Chi è che viene a consegnare il premio? Eccoli qua, i protagonisti al maschile, ma tutti sono protagonisti, questo è il bello della gara di San Giuseppe, indipendentemente dal tempo, anche chi ci ha impiegato più di 1:10. Allora, c'è la considerazione? Ok,
Questo è l'ottavo anno che gareggio con loro. Ho avuto tante offerte, però non li cambierò mai, perché il presidente, il dottore Miranda, sono persone che umanamente mi stanno sempre vicini, perché comunque i sacrifici sono tanti per gareggiare a determinati ritmi. Però io sono orgoglioso di rappresentare questo gruppo, è forza la solidarietà.